Secondo carnevale Terre del Negramaro, organizzato da Prologo di Villa Baldassarri e il paese di Balocchi. Vorrei qui al mio fianco Massimiliano Dattis in quanto organizzatore dell'evento. Secondo anno del carnevale del Terre del Negramaro, sperando in il terzo anno che sei migliore, sempre migliorato. Grazie a tutti e buon carnevale a tutti. Grazie Massimiliano, ringraziamo comunque l'amministrazione comunale e il signor sindaco, il vice sindaco, che non vedo più, non so dove ci sia, quale magia ha fatto. Passo la parola al sindaco per i saluti istituzionali. Buonasera a tutti, naturalmente un ringraziamento doveroso, come ha detto Bruno, di ordine non solo a tutti quelli che hanno partecipato in maniera spontanea, volontaria, è veramente un gesto encomiabile che hanno fatto per far divertire i nostri ragazzi e farci passare una bella serata con il tempo anche abbastanza mite, che ha permesso praticamente questa manifestazione, mentre a Guagnano abbiamo avuto una serata alquanto rigida. Io vi auguro un buon proseguimento di serata e speriamo l'amministrazione è sempre presente in queste circostanze, e cercheremo sempre di essere accanto a tutte quelle persone che hanno la volontà e la voglia di fare qualcosa. Grazie ancora. Grazie al sindaco, grazie a tutta l'amministrazione. Vice sindaco, in quanto delegato a Villa Baldassarri, hai il dovere e l'obbligo di dire... No, ha già detto tanto il sindaco.
grazie per la partecipazione, ma soprattutto grazie alla Prologo di Vita Baldassare, che diciamo anche in queste altre occasioni si riconosce per l'impegno e per la volontà. E queste non sono parole perché ci troviamo di fronte, ma lo penso seriamente. Grazie anche a Massimiliano che è qui con noi, che diciamo a Guagnano è stato l'autore di questa diciamo manifestazione che pian piano si sta diciamo ingrandendo di più. Sì, certamente insieme a tutto lo staff del Paese Balocchi, come a tutto lo staff naturalmente, come a tutti i componenti della Prologo di Villa Baldassare. Io vi ringrazio, grazie anche per avermi fatto esprimere due parole per questa manifestazione, per questa volta, dice il sindaco, la prossima volta non parlo più. Grazie a tutti comunque. Un ringraziamento va ai vigili urbani, in nome del comandante Sandro Bianco, a Cagnazzo che ci ha messo a disposizione gratuitamente le macchine, i trattori per poter esporre i nostri carri. Vorrei qui la Protezione Civile e Guagnano Soccorso e gli autisti che hanno comunque guidato i carri di Villa Baldassare, escluso Marco Scalciglia. Ringrazio soprattutto le donne che si sono prestate, le nostre donne di Villa Baldassare che si sono prestate. Vorrei ringraziare in nome del presidente, che purtroppo quest'anno ha avuto dei piccoli problemi di salute, non è con noi. Vorrei qui tutta la Prologo di Villa Baldassarre, il presidente Lino Catarozzolo, Valerio e Antonio Scalinci, per fare l'ultimo saluto a tutti i volontari che si sono impegnati con noi della Prologo di Villa Baldassarre ad organizzare questo grandissimo carro. Faccio alcuni nomi: Luciano Scalicci, che si è messo a disposizione con tutta la parte musicale, Cinzia Rapanà, Antonio Idone, Antonio Taurino, persone che veramente hanno lasciato anche impegni lavorativi per dare un supporto alla Prologo di Villa Baldassarre. Ma poi c'è Carlo, Rosi, ce ne sono tantissimi. Scusate se ho dimenticato qualcuno, buon divertimento a tutti e buona serata. All'anno prossimo!